Buongiorno e ben ritrovati. In questo secondo video vedremo come configurare l'applicazione Samsung School. Per prima cosa dobbiamo attivare la scheda Wi-Fi. Andiamo quindi in impostazioni. Attiviamo l'interfaccia di rete. Clicchiamo ora sulla rete predisposta per l'utilizzo dei tablet, in questo caso CFP Brescia. Una volta inserita la chiave VPA, clicchiamo su Connetti. Una volta connessa la rete, clicchiamo su La notifica comparsa. Accedi a rete Wi-Fi. Verremo quindi reindirizzati verso una nuova pagina. Come username e password sarà possibile inserire le proprie credenziali, che si utilizzano solitamente per accedere alla rete informatica all'interno dell'istituto. Una volta fatto questo, clicchiamo su Sign In. Sarà ora possibile navigare all'interno del browser. Apriamo quindi una nuova scheda e indirizziamoci verso il seguente indirizzo: www.cfpzanardelli.it/samsung. Scorrendo verso il fondo della pagina sarà visibile una tabella divisa in due colonne. Nella prima troverete il nome di ogni sede, mentre nella seconda il corrispondente indirizzo IP. Proprio quest'ultimo è il campo che noi interessa. Tenendo come esempio la sede di Brescia, andiamo ad ora aprire la Samsung School. Ad applicazione aperta ci troveremo davanti a due possibili scelte. Scegliamo quindi la prima, modalità scuola. L'indirizzo IP richiesto equivale infatti a quanto riportato nella tabella. Come è possibile vedere, nel nostro caso l'indirizzo è 192.168.1.128. Una volta compilato il seguente indirizzo e mantenuta la porta invariata, clicchiamo su Verifica. La seguente schermata di congratulazioni ci conferma che la procedura è andata a buon fine. È possibile ora cliccare su Avvia Samsung School.